Secondo me, nel momento in cui fai questa prestazione, c'hai le speranze e bisogna crederci fino in fondo, perché avevamo una squadra forte davanti, ma abbiamo fatto una prestazione importante. Se non fai questa prestazione, fai la prestazione soprattutto del primo tempo con la Sampdoria, diventa molto più difficile e molto più complicato. Questo bisogna essere, essere consapevoli, che è la cosa fondamentale, perché poi facendo male un brutto primo tempo contro la Sampdoria, poi condizioni tutta la partita. Oggi si è visto un'altra squadra molto più aggressiva, credendoci fino alla fine, sicuramente non giocando con tanta qualità, ma con tanta aggressività, andando a rubare alti. Abbiamo avuto anche le possibilità per far gol, questa è la cosa importante. Bisogna fare gol, perché poi vince chi fa gol. La Roma ha fatto gol e ha vinto. Te devi andare a giocare due finali e la squadra sta bene fisicamente, ha mantenuto e tenuto il campo fino alla fine, anche quando abbiamo messo quattro attaccanti, e quindi queste sono cose positive. Pensando a una settimana fa diventava molto più difficile. La squadra ci ha creduto, ci ha lavorato, e questo bisogna fare in queste due partite. Fare questa prestazione ti lascia tante speranze, quindi questa è la cosa che noi dobbiamo tenere stretta, e già da martedì pensare nella prossima finale, che sarà la Fiorentina. Pensare soltanto alla Fiorentina è quella cosa che ti porta a lavorare bene, a cercare di fare risultato, che abbiamo visto oggi una buona prestazione, ma bisogna fare i gol, e quindi è lì che dobbiamo migliorare. Sì, il Crotone è una squadra che non vincendo oggi ha due partite complicate, come le abbiamo noi, e noi siamo un punto dietro ora. Noi bisogna pensare ed essere positivi, di puntare su questa prestazione, quella che abbiamo fatto oggi. E nel momento in cui fai questa prestazione, io sono sicuro che ci salveremo e faremo i punti per la salvezza. I punti per la salvezza passano attraverso queste prestazioni.